Amici Dojo Side, Dojo Italy, ben ritrovati con voi, Sebastiano Manuzzi, con Marco Caretta al mio fianco, si può farsi vedere. Abbiamo una formazione totalmente rimaneggiata con i White Globfish, una forte componente femminile, quota rosa veramente grande. Vediamo cosa faranno queste terribili ragazze, i nuovi arrivati. Dall'altro gli Alfa li abbiamo già ammirati oggi, due sconfitte per loro, entrambe di misura, hanno voglia di rivalsa, si vede distintamente. Siamo partiti con il primo set, palloni recuperati, Duccio Romualdi subito, Romualdi bravo e lui dell'attacco numero 16, forte il tiro di Edo con Kame subito presente sulla risposta di Pisu. Ok, botta del nuovo arrivato Pintus, il numero 0 colpito da Kame, con l'AI, il forte di Cicaglia che non possono nulla contro la risposta del capitano degli Alfa. Pisu, De Plano, Lai, alla fine arriva la botta di Lai. Ripeto, molto attento a schivare. È piaciuto molto i ragazzi durante la giornata. Arriva la botta di Thomas, nulla da fare, l'osito, solita schivata sulle ginocchia. Arriva la botta di Edo con qualche ripartono. E addirittura l'eliminazione di Kame che prima si porta dietro Pisu e dietro la doppia che non ti aspetti. Dai ragazzi, siete sole. Una chiusura al volo bellissima su Iovine, il numero 12. 2 contro 5 al momento la situazione in campo. In forte pressione il giovane leader degli Alfa, numero 10. Infine arriva la botta della Sola De Plano, non va. La risposta affidata a Camerani, Duccio, strada Ioni, fa la botta doppia con Lai che riesce a schivare tutto, alla fine non riesce a colpire con questa risposta su Duccio. Sempre il dritti qua al salto, ancora senza aspetto del pericolo, tirano tutto con la risposta di White che è ancora un po' imprecisa, faticano un po' a scaldare i motori. Duccio a cercare un tiro, la classica foglia morta, un tiro con molto spin, anche se piuttosto lento. Arriva la botta di Camerani molto precisa sul piede di Lai. A questo punto De Plano, ultima rimasta, la pressione dei boss degli Alfa. Duccio pronto nella zona, alla fine arriva il tiro da sotto, la chiudere non riesce. E 4. Arriva la botta di Duccio, bravissima De Plano a difendere subito l'attacco su Kame che chiude con un classico scarpaggio questo primo set, 12 minuti e 20 restanti. Ok, ci siamo, secondo set, in effetti sì, la pulizia dell'aria è tutta un'altra storia, così. Va bene, Collinelli, Romualdi e Duccio spetta loro l'onere dell'attacco. Ah, giustamente erano in 6 White, quindi toccava loro tirare. Pisu ha capito tutto e alla fine elimina anche Camerani in un attimo di distrazione del capitano. Duccio, la botta possente su Iovine che non era pronto ai suoi 120 km di amore. Duccio, la botta a cercare Pintus. Stradaioli con la reazione di Lai, veramente molto puntuale, ma lo sufficiente a colpire il giovane ragazzo degli Alfa. Pisu De Plano Lai, alla fine arriva la botta di Stradaioli a proteggere i compagni, ma nulla di fatto. Ancora sempre le tre ragazze all'assalto, non riescono però a concretizzare. La schivata acrobatica di Pintus, schivare il giro di Duccio. Oddio, Thomas prova a volo, ma lei riesce a entrare nelle sue difese. 5 contro 3. Decisamente qui la risposta, sappiamo tutti che deve partire dalle mani di Duccio.
giocatore di maggior talento degli Alfa in campo, quello anche con più esperienza, pur nella giovane età. La fase difensiva di White rimane molto attenta, molto pulita. Gli Alfa sono comunque alla terza partita, di conseguenza anche questo tipo di gioco può portare grandi frutti. Coinelli, bellissima la schivata esplosiva, però tocca la riga, 5 contro 2, subito Scaraioli, cerca l'impatto su Fiso, non va. 4 palle da parte Alfa. La botta doppia, nulla da fare con Pintus, che ha un attimo di defiance. Buonissima la difesa crossover di Lai, davvero non scontata. Straraioli su Pintus, si salva anche dal contrattacco di Losito. 4 contro 2. Losito, De Volano, Lai, i rimanenti da parte White. Gli Alfa stanno andando a giri abbastanza bassi. Molto bravo Pintus a schivare entrambi i tiri, alla fine Pini esagera, ma si salva ancora. 3 contro 2. E qui direi che se avevo pronosticato una reazione guidata da Duccio, non mi sarei aspettato una reazione guidata da buon Pietro, che comunque ci sta mettendo veramente tutto. Arriva la botta su Pintus con sempre molti spazi per Pietro, che sembra andare ad approfittarne. Due pari. Brutto tiro sotto da parte di Diedo, un po' rivedibile questo. Ok, ci siamo a metà della prima frazione, se ne è ormai andata. Losito molto, molto attento, Pietro che appare sicuramente più stanico. E qui la chiusura, veramente una gran prova da parte di queste due ragazze, sono riuscite a ribaltarla. Attenzione, pronti? Ci siamo, questo è il terzo set. Subito! Io non so bene come Thomas riesca a salvarsi sempre nei 3 metri all'inizio. È qualcosa di incredibile. Intanto Tuccio fa il diavolo a 4. 6 contro 4. 5 contro 4. 1, 2. Non sto neanche a dire quanti doppi sensi c'erano in quello che poco fa. Sono rimasti. 1, 2, 3. Pietro si salva magicamente. Attimo di confusione da parte White, alla fine i palloni arrivano sugli esterni. 1, 2. Fisu onestissima. E gli interpreti migliori Alfa che hanno ancora i palloni per far male. Camerani, Tuccio, Colnelli. Arriva la botta di Tuccio che colpisce di nuovo Iovine. Recupero di Sarais incredibile. I Prime hanno fatto scuola. Tuccio Straioli, difesa bella alta con Straioli che non ha paura, si è ormai definitivamente sbloccato. Straioli con i denti di Tuccio. Mira però attenzione a questo tiro, un tiro piuttosto strozzato in Losito, che lo fa partire molto basso, da sempre mirare comunque piedi, caviglie, tutte zone difficili da proteggere. E poi questa schivata inaspettata.
Vai Jesse, sola! Così, squadra davvero esplosiva, sala da qui tre palloni, ma ricade sulla linea. Oddio! Edo rischia di farsi lineare, ma Tommaso raccoglie il tiro dal fondo. 3-0 per gli Alfa. Attenzione, pronti! Ci siamo, quarto set. Questa volta Romualdi riesce a scappare dai 3 metri senza farci sudare freddo. Arriva la bomba dietro, qui va un millimetro proprio dalla linea. Capitani Romualdi, Colinelli, Tuzzo sono alla carica con il capitano che resta alto per smorzare ogni velleità di ripartenza da parte dei White. 1, 2. Arriva la botta dei White, tira da prima di Camerani, colpisce l'aria. Siamo ora 5 contro 5. Pintus e Iopi che passano agli esterni, non so se cosa sarà la definitiva. Definitiva per quanto riguarda Pintus, ma non per quanto riguarda Iopi. 1, 2. Questa la caverà, Pintus caverà il numero 0 in una posizione comunque complicata, davanti a Lucio. 4 palloni da parte. 5 palloni da parte. Pintus in quella posizione difficile mi risponde con una doppia, questo è parlare, cavolo. 5 contro 3. Buona doppia su Pietro che si salva alla fine questa riga quasi sicuramente. 2 contro 5. E questo potrebbe essere un set che potrebbe arrivare ai White, visto come si è messo. Soprattutto dopo l'errore di Camerani su De Plano che gliela tira un pochettino fuori dal corpo. Può girare fuori, davvero un'ottima scelta. Quello che di prima ha moreggiato con le prese al volo senza concluderle, quindi secondo me gli è rimasta un po' di mugnina. Vediamo se la sono sperata in questo set. La botta di Tommaso a Gesù Chiedo tiene palla, alla fine gli arriva un po' in ritardo, però riesce a illudere i tentativi di chiusura di set dei White. Volta di Tommaso che poi riesce a guardarsi in fondo. E questo, il momento è questo. E infatti la prova, ma non va. È stato al primo tiro. Buonissimo. La prova di Pintus. Posizione, pronti. Ok, ci siamo. Quinto set. Comunque è troppo d'aiuto, come sempre. La botta di Tuccio che vuole subito rifarsi su Pintus. White all'attacco, Pintus che viene ancora, ormai si è definitivamente sbloccato. 4! Dai! 5! 2! 6 contro 4! Così! Pintus eliminazione su Romualdi. Ancora 2 minuti e 30 allo scadere del set. 1, 2, 4! Buono il recupero, i White sembrano particolarmente lanciati. 5, 4, 3, 2, botta singola di Pintus, ci si vede anche Stefania, alla fine non fanno. Fide White, in ogni caso va di plano e non riesce a chiudere l'eliminazione. Ora però tutti gli interpreti Alfa hanno un pallone in mano, sono in difesa e possono gestire la situazione a loro piacimento. Arriva la volta possente su Pintus, poi Kame insiste sempre lì al centro, forse il nemico principale per gli Alfa, almeno se si guarda l'ultimo set che ha giocato. Edo, classico tiro da sotto, facendola girare un po', come ci piace a noi. No, basta solo.
5 contro 3. Tanto manca uno. Tu c'è Camerani, c'è il pallone, alla fine tirano tutto. Io vedo, non vede neanche lui, ma riesce a sparare tutto. Bottone di Duccio. 4 contro 3. Io vi vedo in plano live osito. Tiro di Kame veramente che passa un soffio dal numero 4 dei White. Grande la pressione dietro, alla fine arriva la botta. Quanti rimangono come dei pazzi, ma non vanno. E oddio, rischio preso al volo. Sarebbe stato incredibile, sta di non vede che avrà meno copre su Iovine. Questa è, non l'avevo visto, non me ne ero accorto io, quindi non si capirà niente. Tirano tutto. Sale Nets. Ci siamo? Il Sudden Death, Lai contro Camerani e Stradaioli. Arriva la botta doppia, Lai la vuole provare ancora, alla fine tira possente su Stradaioli ma non colpisce. 5. Momento di attesa, aspettando l'attacco di Lai, che comunque non può scoprirsi più di tante, quindi tira da meno dei 15 metri. Camerani, Stradaioli aspettano i rinforzi. 4 palle per loro, alla fine tira tutto. Lennon con qualcuno contro il dio di cazzo. Conseguenza siamo 4-1 per gli Alfa. Secondo tempo, sesto set. Lusito a cercare dietro. 4 palle da parte Alfa. 1, 2. Senti il tiro al centro, quello che si salva sempre in maniera molto rocambolesca. Al massimo. Tirato. Serie di scambi di cortesie. Non è proprio da dichiarare. Per le sue ritardanti. 4 palle da parte White. Cerchiamo di sicuramente sfruttare la freschezza antico dei suoi migliori interni, di Isu e Minus. Sposta Alfa davvero spesso. 4 contro 3 ora in parziale. Minus là in plano. Buonissimo il tiro di Diego. Finita Minus. Allora di 4 contro 2. Bota qui, non è colpita. Hai segno? No. Vai. De Plano, Coronado. Cambi che si allunga, si aspettano queste cose finiscono sempre così. De Plano, potrebbe essere l'unica del set. Cambi che va sotto! Posizione, pronti? Settimo set. E questo? Quella volta Thomas viene ignorato dagli attacchi avversari. So già chi tirare con tutti gli altri. Vai, ma prendi la palla. Poi capirò comunque la mistica che si chiede, perché non riesco a colpirmi niente. Quindi c'è qualcosa che io non so. 6 contro 5. Edo pronto a far partire sul tiro a giro da sotto. Sappiamo comunque fare male. Camerani, Colinelli, Stradaioli, Caruso, sempre al centro, i bersagli privilegiati degli Alfa in apertura di set.
o anche di Diego che capisce il retriever, secondo me. 5 palloni da parte White. Esattamente sul pallone di Osito. 6 palloni. Bisu rimane un po' solo al centro dell'attacco con Kame che ne approfitta subito appena scarica. 1, 2. Buonissima la connessione con i neri Romualdi, con Lai che toglie il piede perno appena in tempo. Ok, ne abbiamo 2! Bella! E la presa di Pintus che non ci sta e vuole assolutamente strappare un altro set agli Alfa. Contro 4 la situazione di campo. 5, 4, 3. Serie di vinte, buona difesa di Tommaso. 3 allora. Tocca a noi. Guarda la mano dell'arbitro. 5, 4. Tommaso su, non riesce a colpirla però. Arriva la volta di Kame che la colpisce in maniera molto simile a prima. Di nuovo vantaggio Alfa. Arriva la volta prima su Iovine, Dai che prova dal fondo, Cinzia che parte subito, ma Kame è subito pronto. Da sola Cinzia. Quindi l'ultima rimasta come prima, ma questa volta c'è anche un avversario in più. Vediamo come se la caverà. Arriva la volta su Collinelli che sigla la prima presa di giornata. Ci siamo? Dai ragazzi, è pure e ecco, tira lo scudo su Romualdi perché cioè, lo stavo, chiede anche la borsa da ogni set. Comunque la palla si apre, ci ho capito, la presa al volo di seconda. E quindi era, forse era quello il problema. Si vede che sbagliate. Ok, 5 contro 4 per gli Alfa. Subito la metà, diciamo, del... White Maschini viene colpita perché l'esordio in campo di Michele. Arriva la foto su Pizzo con i primi obiettivi. Mio Dio, Lai cosa rischia su Camerani? Ok, Cinta del Plano e Michele. Arriva la botta doppia, non riesco a colpire l'avversario. Okay, organizzano l'attacco, arriva la volta di Edo, subito l'azione da parte di Michele, poi De Plano prova su Kame. Bravo. 1, 2. Ma non so cosa è successo, non vedevo le linee, mi sembra andato un po' lontano, ok. Oddio, cosa prova a cambiare? Vai avanti, non hanno e il turno volto di Michele viene preso a volo da Camerani. Siamo 7-1. Rocchi! Vai! Veloci! Qui è... Non si è spiegata bene. In ogni caso 5 contro 5. Dunque 4 contro 3.
1, 2. Romualdi, tiro possente a cercare Michele. 1, 2. Addirittura tiro triplo, Michele ne esce illeso. 5 palle da parte White che cercheranno di far pesare questa superiorità. 5, 4, 3. Vuota doppia su Pietro, ma molto abile a schivare. Finta di reverse da parte di tutti, alla fine arriva il triplo, ma non vanno. 6 palle ora per i White. Dai, dai! Questo è direi un vantaggio tattico davvero notevole. Arriva infatti la ruota in linea Thomas Romualdi e porta il set in parità. Addirittura che ha eliminato, questo me lo sono veramente perso. Deve aprire scenari inaspettati. Alla fine arriva la volta della sola line. Sono ancora tutti stati Ioni in campo, però prima hanno ben regolato 5 White. Potrebbero fare lo stesso con 3. 1, 2, ancora Stradioni e Russo, grande coppia. Eliminazione su Michele. Alla sua prima partita, corretta, prima partita ufficiale. E alla fine arriva la botta sullo Stradioni su Mai, senza paura. Siamo decimo set. Aspetta, dai, andiamo avanti. 5, 4, line, Pisu, Mirlano, Ioni, la ruota su Corniani che si sbaglia. Tira! Bene, bravo! No! Vai su, Iovine all'attacco. Dai, 3! Certo! 5! Ancora stessi interpreti, si scrive Vitus. Tiro della sua live. Iovine ancora, una volta, cercando Ciccio, che poi colpisce alle mezzo! Tiro di Milano che rimane Ego! Pensa al volo! Di Vitus, su capitano. Rimane Thomas Romualdi e Pietro Stradaioli. Ma ricordiamo che Pietro Stradaioli riesce l'eliminazione da parte di questa partita, quindi bisogna stare attenti. Forse è un po' mancato proprio Thomas, che invece l'ha distribuita equamente nelle precedenti, forse succede qualcosa in più con il Prime. Arriva la botta di Pietro, non va. 6 contro 2, White sembra essere vicini a questo set. Una vittoria. Attimo di confusione tra le tre dei giocatori. Qui arriva la volta doppia, bravissima, bisogna schivare. Time out. Ok, ci siamo. Ancora Romualdi e Stradaioli, impatto potente su Pisu col blocco di Michele che gli impedisce di schivare. 5, 4, 3. Romualdi e Stradaioli, l'errore al volo, ancora una volta De Plano, mattatrice proprio questa partita. Forse lei è Pisu, forse migliore fino ad ora, non riguarda la posizione offensiva. Comunque, set ancora in discesa per i White, con Pius che secondo le mie parole decide di fare una eliminazione per essere considerato l'MVP di giornata per la squadra. Campione, pronti? Ci siamo, undicesimo set. Botta possente di Camerani, Pisu da solo sull'isola. Mi stava gasando molto il riscaldamento dei Prime. Mi stava
sta casando di riscaldamento. Bellissimo. Io vi nell'ai del plano, Pintus, Losito, tutta la squadra con 5 palloni. Edo nel suo classico squad. A difendere la squadra con Camerani che si va a pesare quello su Iovine. 5 contro 4. 4 palloni da parte White. La porta possente di Pintus. Credo che viene eliminato. Parità ristabilita, 4 contro 4, 2 minuti e 20 al termine. Arriva la volta su Pintus, che ci vede sempre della grinta, sperava di salvarsi. 4 contro 3, Pietro Stradioli, troppo passivo, troppo contro campo. Ok, tocca a loro. 2 minuti ancora sul cronometro, vediamo se White riusciranno a chiudere questo set con una vittoria. Segno di Kame, questo classico contro tiro a scendere. A fine balla la sua di plano, buono Brunelli a fermare. Camerani, Collinelli, Stradaioli, la fine va il solo Stradaioli. Qua stessi interpreti. 3 tiri su line, nessuno che va a bersaglio, alla fine Collinelli schiva tutto. Stradaioli esagera, va su De Plano, come si sta? È riuscito! È successo ragazzi, lo abbiamo visto! Ok, così per dai. Dai, si avviene troppo alta. Alla fine vanno tutti! Vanno tutti, Lusito! Bellissima presa in caduta, davvero inaspettata. E qui vogliono quest'ultimo set. Ci sta andando veramente come dei matti, White. Volta possente di Pisi con Tommaso che sbaglia. Stradaioli, Romualdi. Romualdi sbaglia, rimane solo Stradaioli. 10 secondi sul cronometro. Deve tirare e deve farlo in fretta. Con i White che potrebbero chiudere prima della fine del tempo. Losito, la forzatura. Stradaioli ha un millimetro sulla linea. Cosa si aspettano gli alfa da Pietro Stradaioli? Arriva la botta tripla, cavolo anche dei White. Allora, non possiamo scherzare con Pietro Stradaioli. Botta sulla Stefania Pisu, 2 contro 1. Losito, pericolo maggiore, alla fine è possente! E lo colpisce l'ingresso di Losito che poi si arrabbia con tutti, guarda lì come smatta che 5 tutti. La mano di Stefania è in mezzo al campo in questo momento. Preghiamo i medici di andare a recuperare l'aria.